Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Oggi siamo ad Atripalda, nella sede del sogno di Ari. Scopriamo che cos'è questo sogno di Ari. Ciao Annalita Limone. Ciao Titti. Allora, tu sei una delle fondatrici del sogno di Ari, una cooperativa sociale dedicata a bambini che hanno problemi legati al mondo dell'autismo e non solo. Il sogno di Ari, perché questo nome? Perché nasce appunto dall'idea mia, di Roberto e di Ida, e da qui era un sogno che volevamo realizzare, e appunto il sogno di Ari. Ti chiedo, qual è il vostro sogno? Qual è il sogno tuo? Era creare appunto un luogo dove i nostri ragazzi potessero sperimentare quello che fanno tutti gli altri, ovvero la possibilità di fare uno sport, di riunirsi e andare a cavallo, fare delle esperienze, fare dei laboratori, quindi di portare quello che è tutto, quello che noi gli insegniamo a casa attraverso le tiravie, anche al di fuori e nella vita quotidiana. Allora, voi siete aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nelle ore pomeridiane, però molte volte non siete in sede perché siete sparsi tra i campi di calcio, di pallavolo, nelle tantissime attività che fate. Sì. La risposta del territorio qual è? Cioè, quanti bambini avete? Quanti bambini sono con voi qui in associazione? Allora, durante l'anno abbiamo toccato anche di 40-45 bambini. Durante il periodo estivo, ovviamente, non essendoci aperte le scuole oppure le palestre, noi eravamo veramente il luogo che gli poteva permettere di tenersi impegnati. E quindi diciamo che durante l'estate quello che è il vostro scopo principale, cioè l'integrazione tra i cosiddetti normodotati e i bambini invece con problemi e disabilità, succede realmente, avviene realmente questa integrazione? Sì, perché abbiamo pensato appunto per questo alla Summer Camp, la Fenice Summer Camp, che si riproduce, che noi realizziamo ogni anno, e tocchiamo varie tappe di Avellino, come ad esempio il bowling, la piscina alla carabina, quindi il maneggio, quindi abbiamo dato la possibilità ai nostri bambini e ragazzi appunto di poter vivere delle esperienze che altrimenti non avrebbero fatto. Questo tipo di summer camp lo fate in collaborazione con la Rabba Fenice, che è la vostra cooperativa sociale, e anche con altre associazioni presenti sul territorio? E in realtà più con le strutture che con ci le ospita. Strutture, sì. Dicevo, volevo dire che è importante anche creare una rete di collaborazione, quello, no? Sì, certo. Quello è fondamentale per non sentirvi, tra virgolette, soli. Soli, sì. Io ogni volta che mi trovo di fronte a ragazzi che hanno qualche tipo di disabilità, guardo sempre i loro genitori, in particolare le loro mamme, che oltre ad avere bisogno di un sostegno per i loro figli, io penso sempre avrebbero anche bisogno di un sostegno psicologico, emotivo, no? Che cosa vedi, che cosa riscontri negli occhi dei genitori e parlando con loro? Io sono mamma, quindi riesco a comprendere quello che possa essere effettivamente la disperazione di un genitore dinanzi a una diagnosi di autismo o di qualsiasi tipo di patologia. Sì. Perché sai, un figlio ti prospetti tutto quello che tu di bello vorresti. E nel momento in cui capisci che crescendo non potrebbe raggiungere quelle che sono la vita quotidiana oppure lo stesso trattamento riservato a chiunque, è una ferita che è difficile da riuscire a marginare. E diciamo che dal punto di vista delle istituzioni c'è tanto da fare, cioè c'è un problema serissimo, me lo spieghi, che ragazzi dai 12 anni in su, che cosa succede a un bambino di 12 anni e un giorno? Allora, c'è un progetto di ASL di Avellino che si occupa appunto di garantire i ragazzi con disturbo o i bambini con disturbo dello spettro autistico proprio dalle 10 alle 15 ore di terapia cognitivo-comportamentale, EBA. Purtroppo intorno ai 12 anni il progetto finisce e quindi dopo i 12 anni non hanno la possibilità di continuare con le terapie. Se non a livello privato. A livello privato. E tanto è bello che è per questo che poi molte famiglie decidono di ricorrere al privato oppure di fare una causa in tribunale. E naturalmente le famiglie meno bisognose o meno attrezzate anche dal punto di vista culturale, che sanno che non sanno che casomai si può ricorrere anche al TAR,
sono quelle meno avvantaggiate, ma questo succede solo in Campania o a livello nazionale? Allora, a dire la verità, la Campania anche in passato è stata una delle prime, ma soprattutto Avellino anche, sì, come realtà, a proporre questo tipo di progetto. Quindi da questo punto di vista veramente siamo avanti, cioè nel senso che è già da 10 anni che si porta avanti questo tipo di progetto. Quindi in questo punto di vista sì, il problema è poi fermarsi ai 12 anni, quindi la speranza è che magari si faccia effettivamente un progetto prolungato, perché effettivamente l'autismo non finisce a 12 anni e soprattutto noi possiamo notare che dopo i 12 anni i bambini e i nostri ragazzi hanno esigenze diverse. Certo. Tant'è vero che noi facciamo dei progetti investendo le ore che vengono appunto di terapia in progetti per le uscite. Justin e Guido escono la sera, vanno al bowling, vanno in pizzeria, escono, quindi hanno un'integrazione seria, perfetto, reale. Quindi anche dopo i 12 anni le terapie cognitivo comportamentali effettivamente servono per mantenere tutte le acquisizioni che i ragazzi hanno avuto, certo, per imparare, per gestire a livello comportamentale anche altre esigenze come la pubertà. Quando siete stati chiusi per 2 anni e sono tornati dopo 2 anni, come avete trovato quei bambini dopo i 2 anni di Covid? Molti di loro purtroppo, insieme alla chiusura del sogno di Ari, non hanno avuto la possibilità neanche di continuare le terapie, perché ci sono stati degli stop anche delle terapie. Quindi molte famiglie, cioè quello che ho raccolto anche dalle famiglie è appunto la disperazione di quei mesi che hanno perso appunto la possibilità di continuare con il trattamento, e quindi molti addirittura avevano perso il controllo sfinterico, altri non mangiavano più tutto quello che mangiavano prima, altri avevano assunto dei comportamenti problema. Cioè una regressione notevole. Sì. E poi avete ricominciato a lavorare e piano piano sono ritornati i miglioramenti, perché ci vuole costanza continua, no? Sì, sì. Infatti il trattamento deve essere intensivo e ovviamente anche precoce quando sono piccolini. E ovviamente con i nostri laboratori e con la cooperativa noi andiamo a integrare quello che ovviamente sono il lavoro dei terapisti che fanno a casa. Perché il tuo ruolo è quello di Roberto, che tra poco andremo a sentire. Tu sei una educatrice. Sono un'educatrice in formazione pedagogista e un analista del comportamento. Invece Roberto, neuropsicomotricista, e anche lui è un assistente analista del comportamento. Quindi ognuno di voi ha un ruolo e una funzione ben specifica. Prima, sì, di andare a sentire Justin e Guido, che sono le due mascotte, volevo chiederti, da mamma, ma soprattutto da donna, che cosa ti regalano questi ragazzi ogni giorno? Qual è la cosa più bella? Perché io penso che loro insegnano tanto a te. Devo dire la verità, io faccio questo lavoro da tanti anni, avevo 23 anni e il mio sogno era tutt'altro. Qual era? Di aprire una mia asilo nido. Poi per caso capitò in un asilo nido dove lavoravo un ragazzino con autismo, e da lì non ho più smesso, per il semplice motivo che vedevo che era semplice insegnare qualcosa a un ragazzino normotipico, ma quando riuscivi ad insegnare anche una piccola cosa a un ragazzino con difficoltà, l'emozione e la soddisfazione che provavo era immensa, e da lì ho capito che quella era la mia strada. Diciamo che avevo un colpo di fulmine. Sì. E la cosa più bella che loro ti regalano, che Justin, che Guido ti regalano ogni giorno, cioè quando anche fare un'intervista e vedere che rispondono bene, per te è una emozione. La frase che ha detto prima già Guido, quando ha visto le luci e le telecamere, perché era felice. Quando mi dicono che sono felici, per me è il più grande regalo che mi possano fare. E allora andiamo a sentire Justin e Guido e poi ci spostiamo e andiamo alla scoperta del sogno di Ari con Roberto. Mi hanno detto che tu sei la mascotte del sogno di Ari, è vero Guido? Quanti anni hai? 11 anni. 11 anni, il microfono lo teniamo così, bravissimo, non troppo alto. E allora che fai qui al sogno di Ari con Anna Rita, cucino. Con Roberto? Cucini. E che cucini? Il panettone. E poi? La crostata. Tutte queste cose. Poi mi hai detto pure un'altra cosa prima. Panettone, la crostata, poi? E il panino. E il panino, come lo fa il panino? Con l'hamburger. Con l'hamburger. E il tuo amico di scorribande chi è? Il Justin. Justin, e che fai con Justin? Faccio il cuoco. Il cuoco, e poi vai pure... Guarda la telecamera. Vai pure al bowling, mi hai detto. Sì. E chi viene al bowling insieme a Justin? Viene
Ne. Tina. E? E Grazia. Chi sono Tina e Grazia? Sono delle terapiste. Le terapiste. Ma quindi ti diverti al sogno di Ari? Ma Anna Rita che sta vicino a te ti fa arrabbiare ogni tanto? No. Mai? E tu a lei la fai arrabbiare? No. No, Anna Rita ti fa arrabbiare? Invece no. Invece no? No, non mi fa arrabbiare, bravo Guido, è vero. È bravo Guido, lui è la mascotte. Sì, sì, la nostra punta di diamante. La punta di diamante. E mi hai detto anche a microfoni spenti che giochi un sacco, fai un sacco di sport. Sì, sì. Basket? Dove andiamo il mercoledì? A basket. E perché le dici a basket che ti arrabbi? Ma perché perdi, allora ti arrabbi. No. A pallavolo no? Sì. Anche a pallavolo. E anche a pallavolo. Anche a pallavolo. Per chi tifi? Perché sì. Per chi tifi? L'Avellino. Avellino. La Juve ti piace? Sì, la Juve mi piace. E quindi per che squadra tifi? Per tutte e due. Per tutte e due. Avellino e Juve. Va sì. Bene. Vogliamo chiamare il tuo amico? Sì. Come ti chiami? Justin. E quanti anni c'hai? 15 anni. La scuola che frequenti, la so, me l'hai detta prima. La vecchia. E quindi da grande che vuoi fare? Lo chef. Però prima me l'hai detto proprio convinto, lo chef. Lo chef. Così come mi hai detto convinto, io tifo per... Lo chef. Io tifo per... L'Avellino, diciamolo. Forza Avellino. Forza Lupi. Seconda parte di Bianco e Nero, siamo sempre al sogno di Ari con Roberto Ronga. Ciao Roberto. Buonasera. Allora, presidente della cooperativa, dell'associazione Il Sogno di Ari e della cooperativa L'Araba Fenice. Sì. Allora, mi ha raccontato Anna Rita che lei ha avuto questo colpo di fulmine con questo incontro con questo bambino autistico e poi ha capito che la strada era quella. Invece il tuo colpo di fulmine si chiama Stefano, giusto? Sì. Allora, diciamo che... la mia ex ragazza ha un cugino, sì, e che ha una disabilità intellettiva. E nonostante le sue difficoltà potrebbe insomma inserirsi nel mondo lavorativo. Sì. Vederlo magari a casa tutti i giorni senza un vero e proprio obiettivo mi ha colpito molto. Triste, mi hai detto la parola triste, lasciato a sé. Sì. E diciamo una serie di incontri tra cui Anna Rita, diciamo avevamo pressoché gli stessi intenti, creare un qualcosa di extra scolastico, perché sia io che Anna Rita nasciamo come terapisti, Anna Rita educatrice, io sì, neuropsicomotricisti, entrambi ci siamo specializzati, siamo assistenti analisti del comportamento, diciamo volevamo creare un qualcosa di extra. E diciamo l'obiettivo finale che poi mi ha spinto è quello di creare un progetto per l'inserimento nel mondo lavorativo di ragazzi insomma con disabilità. Di solito questa è l'ultima domanda, beh la facciamo per ultima, dai la lasciamo per ultima. Allora raccontaci un po', ce l'ha accennati Anna Rita, i tanti laboratori che fate, quindi dai laboratori di cucina ai laboratori che aiutano i ragazzi a essere autonomi, quindi a saper comportarsi, lavarsi i denti, mangiare, quindi le cose che noi tra virgolette diamo per scontate, sì, fino ai tantissimi laboratori sportivi, sì, tanti. Allora raccontaci, sì, con la Lupo Fidelis, allora, la Lupo, sì, Sportiva, allora, qualcuno di Atripalda. Diciamo che il tutto è partito da diciamo, una difficoltà di creare inclusione, all'interno della struttura fisica dove proponiamo i nostri laboratori. Diciamo che quando lavorando parli di inclusione tanto, parli di i cosiddetti ragazzi normodotati, sì, con i ragazzi con disabilità. Esattamente, questo era il nostro sogno, da questo, sì, il sogno di Ari. Diciamo che è venuto un pochettino meno questo, diciamo, la mission della nostra associazione. E quindi abbiamo pensato che se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto. Quindi abbiamo iniziato a fare rete, abbiamo preso contatti con diverse associazioni del territorio e insomma abbiamo proponiamo il laboratorio, cioè il corso di calcetto con la Lupo Fidelis. Proponiamo, al country sport. Sì, al country sport. Proponiamo il corso di atletica con l'ASD di Montemiletto al Campo Coni.
e proponiamo il corso di basket, insomma l'amministrazione comunale di Atripalda ci ha praticamente dato per un giorno un paio di ore la palestra da Nicola Adamo, esattamente, e lì possiamo abbiamo contattato un'istruttrice di basket e possiamo produrre il nostro e anche la pallavolo, giusto? Diciamo che con la pallavolo l'abbiamo proposta sempre con insomma, lo stesso presidente della Lupo Fidelis, con Roberto Cuccinello, esattamente, però purtroppo non abbiamo avuto tanta adesione, quindi non è partito il non è partito ancora, vabbè, però insomma gli altri vanno bene, ci adoperiamo molto, insomma è un arricchimento per chi propone, cioè io credo, ho sentito anche qualche intervista del presidente Cuccinello, è un arricchimento soprattutto per chi propone queste cose, per chi vi incontra. Guarda, secondo me è sempre un arricchimento reciproco. Noi possiamo imparare tanto dagli altri, tra virgolette, loro da noi. Insomma, ci deve essere sempre un punto di incontro e condivisione. Qual è la cosa che tu hai imparato? Allora, diceva prima Anna Rita, per me vederli felici, vedere che rispondono, vedere a te, qual è la cosa che ti riempie di gioia? Guarda, nemmeno a farla apposta, l'altro giorno stavo in macchina e pensavo, questo non è stato nulla di concordato. No, non abbiamo concordato. Pensavo i miei bambini cosa mi avessero dato. Posso dire con estrema certezza che ognuno di loro mi ha dato una cosa specifica. Allora, ci sta un bimbo che mi ha insegnato a comunicare, un bimbo che mi ha insegnato proprio l'amore quasi paterno, che da un punto di vista terapeutico non è nemmeno corretto, però c'è una, diciamo, un coinvolgimento emotivo molto molto elevato. Il cosiddetto distacco professionale, sì, che è impossibile con loro, credo. Un altro bimbo mi ha insegnato a sapermi comportare in maniera differente con tutti i bambini, cioè adattarmi ai bambini da un punto di vista proprio di comportamento. E un altro bimbo mi ha insegnato a sorridere. Perché non sorridevi? No, però insomma mi ha arricchito maggiormente. Ti ha fatto capire quanto è importante un sorriso. E non si sorride quando si parla un po' di istituzioni, perché insomma non è semplice avere un dialogo, non è semplice far capire la mission, non è semplice. Ora, da parte dell'amministrazione comunale di Atripalda attuale mi ha detto che avete trovato un portone spalancato, e questo è molto importante. Da parte del sindaco e degli assessori, del sindaco spagnolo. Nemmeno a fare apposta è stato un incontro casuale anche in questo caso. Penso che alla fine, in un modo o in un altro, si allinei sempre tutto. Ogni cosa che crediamo e chiediamo, tra virgolette, in maniera molto forte ci arriva, o prima o dopo. Che cosa successe? Che il primo campo estivo che facemmo, noi andammo ai giardini dello sport, che sono gestiti da, insomma, l'assessore con delega allo sport, sì, Antonio Guancia. Sì. Lui rimase folgorato da noi. E adesso che praticamente si è insediato nella nuova amministrazione comunale, ha preso proprio noi come punto di riferimento per cercare di smuovere e cercare di proporre delle attività anche e soprattutto per ragazzi disabili. Perché è importante l'apertura, come dici tu, l'apertura, l'integrazione è fondamentale, veramente è un punto imprescindibile, credo, della vostra mission e non solo. Però c'è una nota dolente. Allora, facciamo un bel appello all'assessore Stefano Luongo, assessore al patrimonio del Comune di Avellino, perché il sogno di Ari vuole aprire una sede anche ad Avellino. Siete in contatto con l'assessore, con l'altro assessore genovese, sempre molto disponibile. Da più di un anno c'è la scuola di Contrada Bagnoli, che è chiusa ormai, e lì potrebbe nascere questa associazione, cioè la vostra, avere un'altra sede lì. Perché non si riesce a fare? Guardi, immagino... Guarda che guardi, guardi, penso, assessore. Penso ci siano delle difficoltà burocratiche, okay, per cui non si va avanti. Però è chiaro che attendere ulteriormente significa non dare la possibilità a tante e tante famiglie che realmente hanno delle difficoltà che si possono solamente immaginare, ma viverle quotidianamente è un'altra cosa, assolverli per quanto possiamo noi, insomma, contenerli, certo, attraverso una struttura e proporre delle nuove attività, perché la struttura dove risiediamo oggi effettivamente è limitante per la grandezza. Quanti ragazzi, l'abbiamo già detto prima, ripetiamolo, quanti ragazzi vengono ogni giorno al sogno di Ari? Allora, diciamo che è molto variabile, in linea generale sono
una decina, okay. Diciamo. Ovviamente quando proponiamo delle giornate a tema o comunque dei laboratori o progetti un pochettino più ampi, la risposta è sicuramente più copiosa. Però chiaramente sul territorio, spostando via da Avellino, ci sarà una richiesta molto ulteriore e molto più alta rispetto. Ma soprattutto anche le tipologie di servizi e attività che potremmo proporre potrebbero variare di tanto. E anche perché questo significa anche dare ai ragazzi anche specializzati, no, nelle vostre competenze, a terapeuti, a psicologi, di poter lavorare, quindi si crea anche un indotto fondamentale dal punto di vista lavorativo. Io ti devo tirare un po' le orecchie, perché tempo fa siete andati a vedere a un allenamento dell'Avellino. Avete conosciuto il Taurino, i calciatori, avete fatto delle foto bellissime e io mi sono lamentata anche con l'addetto stampa, con il buon Alfonso D'Aquino che si prende sempre i miei rimproveri, perché sarebbe stato un momento bellissimo da raccontare. Poi mi è stato spiegato che l'avete organizzato all'ultimo e non siete riusciti a far. Mi dici un po' che è successo in occasione, perché quella foto era bellissima, mi dava proprio il senso di quel momento. Allora io voglio un attimo togliermi un attimo questa tirata d'orecchie, perché sì. Diciamo in linea generale siamo del partito laborioso, cioè noi siamo molto per il fare. E non mi piace avere la pubblicità poco, per avere questa quindi, intervista ti ho corteggiato, diciamolo. Quindi sono intercettute altre persone che insomma hanno fatto da tramite, okay, per insomma organizzare questa giornata, quindi chiedo venia. E nulla, è stata sicuramente un'esperienza molto molto positiva. In primo luogo forse il più contento ero io, perché era la prima volta che entravo nello stadio Partenio, anche perché insomma andavo sempre allo stadio come tifoso, sei andato in un'altra veste ed è stato qualcosa di meraviglioso. Insomma i ragazzini hanno conosciuto l'allenatore, i calciatori, abbiamo tirato due calci al pallone con che vanno, perché vedevi nei loro occhi, perché penso, ma io credo che siano pure ragazzi abbastanza sensibili di fronte a queste cose. Sicuramente tanta gioia, poi insomma magari un'esperienza del genere non è quotidiana, certo. Insomma, quindi è sicuramente un'impressione molto molto positiva. E anche loro sono stati commossi, dico, da questo incontro. Ah, i calciatori, assolutamente. Si sono avvicinati, ci hanno chiesto, hanno cercato di coinvolgere. Quindi è stato molto bello come momento. E allora ci avviamo alla conclusione. Penso di non aver dimenticato le domande, poi le abbiamo divise tra te e Annarita, quindi qualcosa forse l'ho dimenticata. Noi chiudiamo sempre questa puntata di Bianco e Nero con che cosa, tornando indietro, ora dovresti parlare un po' a nome dell'associazione, che cosa tornando indietro non rifaresti e che cosa invece vuoi ancora fare? Cosa non rifarei e cosa vorresti fare? Guarda, guardandomi indietro forse rifarei tutto, non c'è nulla che non rifarei. Che cosa vuoi ancora fare? Me lo hai detto. Che cosa voglio ancora fare? In realtà è riduttivo adesso questa intervista, perché diciamo che le idee ne nascono una ogni minuto praticamente. Sicuramente diciamo uno degli obiettivi cardine che poi mi ha spinto, come ho spiegato prima, a intraprendere tutto questo percorso e creare un progetto di inserimento nel mondo del lavoro, insomma, di tutti i ragazzi disabili. Questo è sicuramente uno dei progetti. Poi sicuramente creeremo dei progetti, ad esempio con l'alberghiero, per dei progetti di cucina. Organizzeremo in collaborazione con delle scuole dei progetti di atletica. E poi questo, diciamo, è tutto quello che riguarda il sogno di Ari. Poi con la cooperativa vorremmo creare anche un qualcosa per ragazzi un pochettino più grandi, e proprio per questo motivo forse ci serve una sede più grande, necessariamente. Perché chiaramente poi i ragazzi più grandi hanno bisogno di altre tipologie di spazi. I ragazzi che vengono fino a qui hanno fino a 15 anni, fino a 16 anni. 15-16 anni, ma purtroppo magari non vengono in maniera continua e assidua, perché purtroppo ci limita molto la sede.
E allora bisogna avere una sede nuova per il Sogno di Ari e l'Araba Fenice. Noi abbiamo lanciato l'appello all'amministrazione comunale di Avellino, siamo sicuri che saranno pronti a rispondere alle vostre esigenze, noi li, come dire, faremo da sentinella rispetto alla vostra richiesta. E allora grazie davvero, grazie al Sogno di Ari che ci ha ospitato, grazie a Elia Giacobbe e Alessio Bonazzi che hanno lavorato con me. Ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero.